Ciao a tutti ragazzi, come sempre un salutone da Eric e da tutto il suo team. E dopo questa intro abbastanza fuori dal comune e decisamente tecno in cui abbiamo riportato Giorgio all'ordine, occupiamoci del game. Si tratta di un game in cui noi dobbiamo tendenzialmente difendere il villaggio. Siamo in pesante inferiorità numerica e lo divideremo in tre video in modo tale da vedere la prospettiva di ciascuno di noi, perché ogni prospettiva ha il suo perché. La prima di cui ci occupiamo è la visuale di Joe. Sarà un video un po' più breve ma importante, perché sarà lui a sostenere tutto il primo impatto. E se mentre parlavo avete fatto aguzzare l'occhio, avete visto che già sulla sinistra c'è stato il movimento. Ora farò un po' di silenzio perché sentiamo anche le indicazioni date direttamente da lui. Sembra che si stiano abbastanza dividendo tra destra e sinistra, eh? Secondo me sì, state attenti. Il nemico è in numero decisamente superiore e si divide occupando tutto il campo. Io e Wii siamo più sulla parte destra. Sulla parte sinistra c'è Giorgio a dare supporto a Joe. Occhio al lato autobus, Giorgio. Giorgio e Joe sono la prima difesa al muro di case e sosterranno l'impatto più grande. Infatti i BB iniziano già a volare copiosi. Ok, sono già le prime case qua. Lo scontro da subito è ravvicinato e decisamente frenetico, ci sono parecchi nemici, Joe scambia parecchi BB e per il momento un minimo di respiro ce l'ha. Quando torna a scambiare, eliminando un nemico in lontananza, viene però raggiunto da un colpo preciso laterale che lo manda fuori dai giochi. E con la sua uscita finisce anche la prima nostra parte. Un video breve ma che era importante mostrarvi. Mi raccomando, se vi ha fatto piacere non dimenticate di lasciarci un bel pollicione all'insù e di iscrivervi al nostro canale per non perdervi anche i prossimi due video della prospettiva mia e di Will, in cui vedremo come procede la nostra difesa. Da Eric e tutto il suo team un salutone e ci vediamo alla prossima.